Bene, felicissimo. Dai, questo... piccolo bilancio su questo sai cosa? Di Sanremo, questa esperienza. Io bellissima, credo... per favore, scusate. Io credo in generale che questo sia un momento per tutto il mondo dello spettacolo. Questo festival ha proprio significato una ripartenza incredibile. Cioè essere là, io ti assicuro che dietro le quinte c'era proprio una voglia di tornare a incontrare il pubblico, di entrare nelle case degli italiani. Il fatto che questo festival sia stato così amato dalle persone a casa, per noi artisti è proprio un segnale che la gente ha ancora voglia di ascoltare la musica, di andare ad un concerto, di riempire un teatro, quindi ti dico... Beh, veniamo anche da 2 anni terribili, no? Terribili, terribili. Insomma, vedere che c'è ancora tanta voglia di creatività è bello, beh, tanto. Vediamo le tue emozioni, intanto. Vediamo il film. È fantastico. La sto innamorando. Meraviglioso. Michele, bravo. Insegnami come si fa ad imparare la felicità. Per te bello vedere un teatro pieno, che bello. Dei suoni sarebbero canzoni. E se fossi. Io penso che mi sono svegliato stamattina convinto che era la serata delle povere. L'inverno dei fiori. Insegnami come si fa ad imparare la felicità. Bellissimo, bellissimo, quest'anno me la sono proprio bevuta, l'orchestra era incredibile. Poi sai cosa, vedere l'Ariston di nuovo col pubblico è un altro mondo, quindi stupendo, bellissimo. Inverno dei fiori. Che buono, posso dire? Grazie. Bello. Io ti ho trovato, visto che noi ci conosciamo da un po', ti ho trovato quest'anno più sicuro. Tanto di più. Più consapevole. Sai cosa, io credo che... Allora, non so se è un discorso di crescita, perché poi chiaramente la prima volta che ero andato al festival ero molto piccolo. O anche banalmente, insomma, questo periodo storico che stiamo vivendo. Ma io mi sono reso conto di aver perso proprio il pudore. Cioè non ho più paura a usare il corpo, a usare la mia vita, a usare quello che sono là sopra, su un palcoscenico, per raccontare completamente la creatività che ho in testa, la visione che ho in testa. E quindi ho molta meno paranoia del... Cioè sono molto meno giudicante. Si vede tutto quello che dici. Ma come ci sei arrivato? Perché per arrivare a questo c'è tanta roba dietro, no? Cioè non è stato molto facile, no? Arrivare a questo, a questa consapevolezza che tu sai hai. Sai cosa? Io credo di aver sempre avuto la grande fortuna di incontrare nella mia vita delle persone luminose. E quando tu vedi delle persone che sono completamente loro stesse, dici cavolo, ma anch'io voglio essere completamente me stesso. Senza paura. Senza paura, senza paranoia. Cioè è importante per me che le persone spendano tanto meno tempo nel giudizio e tanto più tempo nell'ascolto. E io così riesco proprio ad ascoltare più gli altri, a sentire più me stesso e meno tutta questa nube di giudizio che sta intorno. Poi è ovvio che insomma le cose che fai possono piacere o non piacere, quello insomma è il gioco dello spettacolo. No? Però è importante per me raccontare completamente, no? Come vorrei fosse il mondo. E allora mi piacerebbe un mondo non giudicante, un mondo gentile, un mondo che ascolta.